Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro segugio personale, sempre a caccia di fresche, succulente notizie sul mondo di Hollywood. E non solo, oggi ci occupiamo del non solo e parliamo di colui che annullerà in modo definitivo la nostra vita sociale. Sì signori, avete capito? È Netflix. Il servizio è arrivato da poche ore in Italia ed è pronto a rivoluzionare la nostra gestione del tempo libero. Parole forti, bello, ma che è? Perché dovrebbe cambiarmi la vita? Ficchiamoci il naso. Chi è Netflix? Netflix è il servizio di streaming online on demand più popolare al mondo. Il mercato illegale di download e streaming di pellicole e serie TV online ha avuto da sempre come punto di forza quello di rispondere alla domanda degli utenti di poter vedere quello che vuoi, quando lo vuoi, dove lo vuoi. E Netflix è la soluzione legale a tutto questo. Con un ampio catalogo in continuo aggiornamento e con produzioni di prodotti televisivi e cinematografici a marchio Netflix, più acclamati del mondo dell'intrattenimento, e con un'ampia varietà di dispositivi con cui si può accedere al servizio. Dice, ma c'è sta già sta roba in giro, tipo, no? No, fidatevi che Netflix è un'altra cosa. Come si maneggia? Vai su netflix.com e ti registri, inserendo mail, password, i tuoi dati e una carta di credito, che può anche essere una prepagata. È facilissimo, se c'hai a grana. Tutto è facilissimo al mondo, se c'hai a grana. Vabbè, di grana ne parliamo tra poco. Potrai accedere al servizio da ogni dispositivo e luogo che vorrai. Si accede inserendo le credenziali del proprio abbonamento in un qualsiasi dispositivo che possiede un accesso a internet, un computer, un tablet, uno smartphone, una Smart TV, una serie di console per videogiochi, Apple TV e Google Chromecast. Non serve alcun decoder aggiuntivo e tantomeno la parabola. Addio digitale terrestre, addio Sky, yuhu! Ma parliamo dei perdoni. Quanto mi costa sto scherzo? Gli abbonamenti offrono piano base con una sessione di streaming alla volta e definizione standard, 7,99€ al mese. Piano standard, due sessioni di streaming alla volta e alta definizione, 9,99€ al mese. Piano premium, roba da ricchi. 4 sessioni di streaming alla volta, in versione ultra HD 4K, 11,99€ al mese. Maraboom! Potrei vedere 4 serie TV in contemporanea. No, aspetta, ma io non ce l'ho 4 cervelli. Come si fa? Attenzione, l'abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, con un semplice click. Idem per il riabbonarsi. Niente contratti, clausole, numero obbligatorio di mesi in cui devi mantenere l'abbonamento. Niente aumenti di prezzo dopo tot mesi. E poi potete dividere tranquillamente l'abbonamento premium, o anche gli altri volendo, con i vostri amici. Fate 12 diviso 4 con 3€ al mese, potete andare in overdose di film e serie TV. Non ci sono blocchi a riguardo e le sessioni di streaming possono avvenire contemporaneamente su dispositivi diversi, città diverse, universi diversi. A proposito dei soldi, i primi 30 giorni sono gratis per tutti. Sì, vabbè, ma che me guardo che c'è sta dentro? Dunque, il catalogo Netflix è il più esteso e diversificato al mondo. E la cosa bella è che si adatta a quello che vedete, come i banner delle pubblicità. Se hai cliccato su vibratori a coniglio su Amazon, ti spuntano suggerimenti dei vibratori dappertutto. Ha un algoritmo che sulla base di quello che vedi ti consiglia i prodotti che sono più simili a te. Legge nel pensiero. È diviso per genere, nuovi arrivi ed è tutto da sfogliare. Inoltre ci sono anche serie TV originali girate solo per Netflix e che quindi troverete solo lì, tipo Daredevil, la miniserie Marvel sul diavolo mascherato, il dramma Narcos che racconta la storia di Pablo Escobar, ma anche gli acclamati Orange is the New Black, Marco Polo, Bloodline o Sense8, la miniserie scritta e diretta dai fratelli Wachowski, e questo solo per citarne alcune. Inoltre, il 20 novembre arriva Jessica Jones, la nuova serie TV Marvel con protagonista Kristen Ritter. Netflix santo subito! E non sapete, ha deciso di salvare anche alcune serie TV perdute, riportandole alla luce con nuove stagioni, tipo Una mamma per amica. Io adoro Una mamma per amica. Ma non ho finito, dice Maronna ancora. E che altro fa me far caffè? Produce anche pellicole e all'ultimo festival di Venezia è stato presentato Beast of No Nation, il dramma sui bambini soldato con protagonista Idris Elba, diretto da Kari Fukunaga. E questo ve lo potete già vedere, anche se non è uscito al cinema. Figo! Quali sono i telefilm che preferite e che non vedete l'ora di vedere e rivedere? Scrivetemelo in un commento qui sotto. Passate su screenweek.it per non perdere nessuna cine news. Io sono Violetta e mi trovate su tutti i social e su YouTube come Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti! Ciao!